Sangue a Gerusalemme, a una fermata del tram, alcuni passanti sono stati travolti da un'automobile in un attentato palestinese sul modello di quello avvenuto 2 settimane fa. L'incidente nel rione di Sheikh Jarrah, una sorta di linea di confine fra la parte est e ovest della città. L'uomo che è stato abbattuto ha prima investito la gente alla fermata, poi è sceso ed ha cominciato a colpire le persone con un attrezzo metallico. In ospedale uno degli israeliani feriti è morto, altri 2 sono gravissimi. L'autore dell'attentato era un operativo di Hamas, uno degli uomini rilasciati a suo tempo in cambio della liberazione del caporale israeliano tenuto a lungo sequestrato. L'organizzazione islamica che controlla Gaza non ha rivendicato l'attentato. Attraverso il suo canale televisivo, tuttavia, si è congratulata con chi oggi si è immolato per difendere la moschea di Al-Aqsa ed ha incitato a prenderne esempio. Una vera dichiarazione di guerra, anche senza assumere la paternità dell'attacco.